Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti, benvenute, grazie a tutti per essere presenti a questo quinto webinar, per questo autunno, questo quinto webinar di Edilingua, il primo di tre con il centro Vitals. Do il benvenuto a Giuseppe Coruso e Elena Monami, cari amici e collaboratori. Da tanto tempo questa collaborazione con il Centro Ditals e con l'Università di Siena, qui siamo molto soddisfatti, molto orgogliosi. Dico due parole, poi do la parola a voi. Io ho la fortuna di incontrare tanti insegnanti nel mondo, girando il mondo per fare anch'io formazione, come faranno i colleghi oggi, e i colleghi in tutto il mondo, gli insegnanti in tutto il mondo mi dicono di aver bisogno di più workshop, di più webinar, di più formazione. Perché dobbiamo crescere, ognuno di noi deve, abbiamo bisogno di imparare di più, di non rimanere fermi, c'è tanto da imparare. E chi meglio per formare gli insegnanti del centro Ditals, che non solo fornisce corsi di formazione, ma certifica anche la formazione. Giuseppe ed Elena oggi vi parleranno di questo, veramente Giuseppe, se ho capito bene, parlerà, Elena vi risponderà. Nelle domande e nelle risposte, nello spazio domande e risposte. Quindi, ragazzi, a voi la parola e grazie per tutta la collaborazione finora. Grazie Tellis, buon pomeriggio a tutte e a tutti, o buongiorno, buonasera, a seconda di dove vi stiate collegando. Mi presento brevemente, sono Giuseppe Caruso, lavoro al Centro Ditals dell'Università per Stranieri di Siena, dove, come appunto diceva Tellis, mi occupo in particolare della sezione formazione. Lascio la parola a Elena, un saluto. Salve, a tutte e a tutti, sono Elena Monami, collega di Giuseppe Caruso al centro Ditals. Sono formatrice Ditals già da molto tempo e sono felice di trovarvi dall'altra parte del video. Ci ritroveremo anche nel prossimo webinar il 14 novembre e sono qua poi per rispondere alle vostre domande via chat. Lascio la parola di nuovo a Giuseppe Caruso che oggi farà la presentazione, prevista. Quindi buon ascolto a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie mille. Ringrazio anche tutte e tutti voi per essere presenti a questo webinar e ringrazio ovviamente la casa editrice di lingua, il suo direttore, Telis Marin, e i suoi collaboratori, in particolare Anna Gallo, per aver organizzato questo altro evento. Come diceva appunto Telis, ne abbiamo fatti tanti in passato, evento che sicuramente ci dà, come dire, modo di essere in contatto, di essere qui questo pomeriggio. Approfitto per portarvi saluti anche della professoressa Pierangela Diadori, la direttrice del centro Ditals, che purtroppo non può essere qui questo pomeriggio con noi perché è impegnata in una lezione. Allora, se siete pronti, io vado subito a condividere lo schermo in modo da mostrarvi il PowerPoint. Allora. Pronti? Allora, questo webinar, come leggete, è dedicato alla prova dell'esame di certificazione Ditals base, una prova che, come vedremo fra un po', è incentrata proprio sull'analisi di manuali per l'insegnamento dell'italiano L2. A questo proposito, sappiamo bene come la scelta del manuale di lingua non può basarsi su fattori come ad esempio, non so, il gusto del docente oppure il parere di altri colleghi su manuale o la raccolta di informazioni abbastanza generiche appunto su un manuale. Scegliere un manuale didattico significa invece farne una valutazione quanto più possibile oggettiva e sistematica, una valutazione che tenga conto, come potete immaginare, di parametri di analisi e selezione di manuali che sono stati individuati da diversi studiosi, sia italiani che stranieri. Questi parametri guidano certamente il docente nella scelta del manuale ritenuto più adatto, più adeguato a rispondere, no, ai bisogni dei propri studenti. E la prova dell'esame di certificazione di Ditals base prende proprio in considerazione questi parametri di analisi e
e selezione di manuali e li propone nella propria scheda in modo proprio da testare le competenze del candidato di saper esaminare con occhio, con spirito critico, il materiale didattico che viene fornito al momento dell'esame. Prima però di addentrarci nel vivo di questo webinar, che vi anticipo, no, sarà condotto in maniera abbastanza interattiva, perché richiederà proprio la vostra partecipazione attraverso lo svolgimento di diversi sondaggi, apro una brevissima parentesi per presentare a chi non la conoscesse, diciamo, la certificazione di DITALS. Allora, la certificazione DITALS, come vedete, propone tre livelli di esami. Questi livelli corrispondono ciascuno a un livello di competenza in didattica dell'italiano a stranieri. I tre esami di certificazione DITALS, quindi base, primo e secondo livello, sono tutti incentrati sugli stessi obiettivi, ma si differenziano fra di loro. Si differenziano per grado di complessità, si differenziano per ampliamento anche delle conoscenze richieste al candidato e si differenziano anche per autonomia, no? Nello svolgimento delle schede da parte del candidato, perché nel caso dell'esame base e dell'esame di primo livello le schede sono semiguidate, a differenza invece delle schede dell'esame di secondo livello. Guardiamo allora, vedete l'immagine della slide che forse ci aiuta a capire meglio come i saperi, le conoscenze del candidato da verificare attraverso questi tre livelli di esame crescano, no? Gradualmente da un esame a quello successivo. Allora, vedete, abbiamo innanzitutto l'esame di DITALS base. È un esame che attesta una competenza iniziale in didattica dell'italiano L2 ed è rivolto a tutti coloro che si accingono a svolgere il ruolo di docente di italiano L2, in modo particolare a docenti o aspiranti docenti di madrelingua diversa dall'italiano. A questi docenti, aspiranti docenti di madrelingua diversa dall'italiano, è richiesto però un livello di competenza linguistica in italiano certificato almeno appunto B2. Poi abbiamo, vedete, l'esame di DITALS di primo livello. È un esame che attesta una buona competenza generale nella didattica dell'italiano a stranieri in relazione a qualsiasi contesto di insegnamento e apprendimento. Questa buona competenza generale a sua volta è integrata da una competenza specifica riferita a un particolare profilo di apprendenti scelto dal candidato. Questa scelta può essere effettuata fra i 15 profili di apprendenti messi a disposizione dal centro DITALS. E vedete, poi a un grado, no, superiore c'è l'esame DITALS di secondo livello. Quest'ultimo esame, un esame che attesta una competenza a 360 gradi, una competenza avanzata in didattica dell'italiano a stranieri, proprio perché si rivolge ai docenti che operano in qualsiasi contesto di insegnamento e soprattutto come dire, lavorano, hanno a che fare con qualsiasi tipologia di apprendenti, di studenti. Dal momento che questo webinar è incentrato sulla provata, l'esame di certificazione di DITALS base, vi presento brevemente le tre prove, no, che compongono questo tipo di esame. Allora, vedete, abbiamo la prova A. La prova A è la prova che affronteremo insieme questo pomeriggio. La prova A è intitolata Analisi guidata di materiali didattici ed è una prova che mira a verificare proprio la competenza del candidato nell'effettuare un'analisi critica dell'unità didattica che gli viene fornita, focalizzata proprio sull'approfondimento di specifici aspetti del materiale didattico, cioè dell'unità che viene fornita al momento dell'esame. Poi abbiamo la prova B. Questa prova è intitolata Analisi e sfruttamento didattico di un testo. È una prova che mira a verificare la competenza del candidato nell'effettuare innanzitutto un'analisi del testo input fornito, quindi un'analisi che mette a risalto quelle che sono le principali caratteristiche linguistico-testuali del testo proposto, e poi mira anche a verificare la competenza del candidato di progettare un'attività a partire ovviamente dal testo input fornito nella scheda. E poi vedete abbiamo la prova C che è intitolata Conoscenze glottodidattiche di base, ed è una prova che mira a verificare le competenze prettamente teoriche del candidato. Quindi abbiamo in questa prova delle domande, ad esempio, sulla didattica delle lingue moderne, sulla didattica dell'italiano L2, sulla grammatica italiana, ma anche sulla sociolinguistica e così via. Ora scendiamo un pochettino più nel dettaglio, cercando di capire come si struttura la prova A dell'esame di certificazione di DITALS base.
Allora, vedete, questo esame prevede che al candidato venga fornito l'indice e un'unità. Entrambi sono tratti da un manuale per l'insegnamento dell'italiano L2 e ovviamente la scheda della prova A, contenente, vedete, domande a risposta chiusa e domande a risposta aperta. Queste domande della scheda vertono su tre sezioni di cui si compone appunto la scheda. Queste sezioni sono, prima sezione, i destinatari, cioè i destinatari, gli studenti, no? Gli apprendenti per cui è stato progettato il manuale. E in questo caso il candidato deve fornire una risposta in merito, ad esempio, all'età dei destinatari, alla motivazione che li ha spinti allo studio dell'italiano L2, e al loro livello di competenza linguistica. Poi abbiamo, vedete, una seconda sezione che si intitola Struttura del manuale. E in questo secondo caso il candidato deve fornire una risposta a proposito, ad esempio, delle istruzioni, cioè delle consegne, delle attività, specificando, ad esempio, se il registro delle istruzioni è formale o informale, oppure se sono formulate in modo semplice, no? Oppure cioè, con frasi semplici o con frasi subordinate, se le istruzioni sono comprensive di esempi oppure no. Oltre alle istruzioni, vedete, il candidato deve fornire anche una risposta a proposito degli aspetti grafici. E in quest'altro caso deve indicare se, ad esempio, nell'unità sono presenti delle immagini e nel caso in cui fossero presenti, che funzione hanno queste immagini? Ornamentale? Sono funzionali alla didattica? Inoltre, se l'unità, vedete, presenta o non presenta una chiara scansione, una chiara suddivisione dei contenuti nelle pagine proposte. L'ultima sezione si intitola I contenuti. Questa sezione comprende delle domande sulla grammatica, quindi sulla presentazione, sulla trattazione della grammatica, su alcune abilità, su alcune fasi dell'unità, su alcune tecniche didattiche, su alcune competenze che sono presenti e sviluppate nell'ambito della nostra unità. A proposito dell'unità, quella su cui faremo un po' di pratica, no? Questo pomeriggio, vedete, tratta dal volume Nuovo Progetto Italiano Junior. È un manuale che è scritto da Thales Marin, che abbiamo visto poco fa, e da Fabio Caon. È un manuale pubblicato appunto dalla casa editrice Edilingua, nella sua versione aggiornata del 2022. Ogni unità di questo manuale si basa su una storia. Questa storia è raccontata attraverso una graphic novel e attraverso una sitcom. E il merito appunto di questi due aspetti è che mirano proprio a coinvolgere, no? Diciamo, gli studenti e al tempo stesso anche ad educarli attraverso proprio la trasmissione, no? di valori molto positivi. I punti di forza di questo manuale sono diversi. Innanzitutto i dialoghi presenti nelle varie unità sono molto spontanei, sono molto vicini soprattutto alla lingua parlata. La grammatica è affrontata attraverso un metodo induttivo, secondo proprio i principi dell'approccio comunicativo. Altri punti di forza sono sicuramente le attività lessicali, le attività ludiche, o anche gli approfondimenti culturali che chiudono ogni unità, la varietà di esercizi, quindi la varietà appunto di attività molto coinvolgenti, presenti soprattutto nel quaderno degli esercizi. C'è anche una sezione Guidiamo, no? Che propone la visione di video, disponibili poi sulla piattaforma Idee di Lingua, e i dialoghi di questi video fanno ovviamente riferimento ai contenuti proposti dall'unità. C'è anche una sezione che si intitola Progettiamo, è una sezione che propone lo svolgimento quindi di compiti, no? In maniera collaborativa, quindi di task da parte degli studenti. Si tratta quindi di compiti molto brevi ma anche molto concreti che danno proprio la possibilità agli studenti di mettere in pratica, no? Quello che hanno appena appreso. E un altro punto forza, diciamo, di questo volume è sicuramente la sezione autovalutazione, che comprende ulteriori attività, ovviamente sui contenuti dell'unità appena conclusa e di quella precedente. Insomma, questo per dire che ci troviamo di fronte ad un manuale davvero molto completo, che poi è reso ancora più ricco da tantissime risorse disponibili, risorse sia digitali sia appunto cartacee, che permettono proprio al docente, di integrare, di adattare o comunque di personalizzare il proprio corso di lingua. Ora, come anticipato, questo webinar si incentra proprio sulla prova A dell'esame di certificazione di TALS Base.
E quindi andiamo a, diciamo, presentare appunto alcune quesiti a risposta chiusa e andiamo a svolgerli insieme attraverso la modalità appunto del, diciamo, del sondaggio. Allora, vedete, partiamo dal primo quesito. Siamo nella sezione destinatari e la consegna, vedete, del punto 1 chiede infatti, indichi a quale tipo di destinatari è rivolto il manuale analizzato. E qui il candidato, dopo aver esaminato ovviamente con molta attenzione le pagine proposte, deve indicare una sola opzione fra quelle proposte. Quindi deve indicare se il manuale è destinato ad un pubblico di bambini, ad un pubblico di adolescenti oppure ad un pubblico di adulti. Prima di lanciare il sondaggio, quindi prima di leggere le vostre risposte, vi propongo nelle prossime slide alcuni spunti di riflessione su aspetti dell'unità a cui potremmo prestare attenzione, proprio perché si tratta di aspetti che sia in questa sede del nostro webinar, ma anche al momento dell'esame, nel caso in cui decideste un domani di sostenerlo, ci aiutano proprio, no, a individuare quella che è la risposta corretta. Allora, vedete, il primo di questi aspetti è sicuramente il riferimento bibliografico, cioè la fonte da cui tratta l'unità che è stata selezionata ed è stata allegata alla scheda d'esame. Come vi ho anticipato poco fa, l'unità su cui ci esercitiamo questo pomeriggio è tratta dal manuale Nuovo Progetto Italiano Junior. Ora, da un punto di vista dell'analisi di un manuale, possiamo dire che il titolo sicuramente, no, può dare una prima idea del progetto didattico che sta alla base del, diciamo, del volume, in termini di tipologia di manuale, no? Quindi se si tratta del classico libro di testo, oppure se si tratta, non so, di un sussidio alla didattica. Oppure il titolo può darci informazioni sui principali obiettivi, no? Che il manuale intende sviluppare, in termini di abilità oppure in termini di competenze. Il titolo può darci informazioni anche in termini del profilo socioculturale degli studenti. A chi si rivolge? Si rivolge ad esempio ad apprendenti immigrati o ad apprendenti universitari e così via. Può darci informazioni anche sulla provenienza geografica degli studenti. Quindi è un manuale che si rivolge ad esempio a studenti sinofoni, a studenti germanofoni, russofoni e così via. Ma il manuale, in particolare il titolo del manuale, può darci informazioni preziose anche da un punto di vista anagrafico e nel caso specifico dell'unità che ci riguarda, questa è tratta da un manuale il cui titolo racchiude, no, già una parola molto indicativa del profilo a cui appunto il manuale intende rivolgersi. Poi, un altro aspetto a cui possiamo certamente prestare attenzione per la nostra risposta al punto A1 è il titolo dell'unità e alcuni elementi che compaiono nell'indice. Indice che, ricordo, è fornito, no, al candidato al momento dell'esame assieme alle pagine dell'unità. Vedete, la nostra unità è la numero 2, si intitola Tempo libero. E presenta, no, come sfondo un'immagine, anche questa molto esplicativa, dell'età degli apprendenti a cui il manuale si rivolge. Se poi diamo una rapida occhiata ad alcuni aspetti, ad alcuni elementi dell'indice, che vedete che ho riportato a destra della slide, capiamo che con questa unità, vedete, gli studenti affronteranno le attività del tempo libero, quindi impareranno a chiedere e rispondere. Che cosa si fa nel tempo libero? Al tempo stesso impareranno anche a fare un invito, ad accettare oppure, diciamo, a rifiutarlo. Dal momento che però nell'unità, abbiamo detto, vengono affrontate le attività che si possono svolgere nel tempo libero, ecco allora che è importante, no, procedere ulteriormente nella nostra analisi dell'unità per indagare ancora più da vicino che tipo di attività vengono affrontate nella nostra unità. Vedete, le attività trattate nell'unità 2 intitolata Tempo libero sono diverse, però vedete, sembrano quasi tutte accomunate, no, da un unico come dire, denominatore, perché si tratta di attività che solitamente sono svolte da persone che appartengono, no, a una fascia anagrafica ben definita. Quindi vedete, vi ho riportato nella slide giusto qualche spunto. Abbiamo lo stare sui social, abbiamo andare a una festa, prendere un gelato, fare i compiti. E negli esempi che vedete in basso, no, alla slide c'è anche andare al cinema, giocare alla PlayStation, eccetera.
Ora, sebbene siamo già abbastanza sicuri, no, del tipo di destinatari in termini di età a cui il manuale si rivolge, continuiamo comunque la nostra analisi che ci permetterà, no, di esaminare con più attenzione altri aspetti dell'unità, proposta dalla scheda d'esame. Uno di questi riguarda sicuramente le immagini, no, di cui abbiamo avuto un primo assaggio nella slide precedente, in riferimento alle attività che si possono svolgere nel tempo libero. E spulciando ancora nella nostra unità, vedete, possiamo notare come questa proponga immagini innanzitutto di diversa natura, perché abbiamo, dagli esempi riportati nella slide, abbiamo, vedete, sia delle foto, ma anche, cioè sia dei disegni che delle foto reali. Si tratta comunque di immagini gradevoli, di immagini motivanti, accattivanti, che ritraggono dei protagonisti ben specifici, tutti intenti a svolgere le attività preferite nel proprio tempo libero. Quindi c'è, cioè, infatti, vedete chi gioca videogiochi, chi fa sport e chi con zaino in spalla magari fa una passeggiata con gli amici tornando, no, al termine delle lezioni. Volendo continuare la nostra minuziosa analisi dell'unità per rispondere al quesito della prova dell'esame di certificazione di task base relativo al parametro età. Un altro aspetto molto importante su cui possiamo soffermarci, vedete, riguarda i testi input proposti. Sappiamo bene come l'analisi e la selezione dei testi da proporre agli studenti sia un aspetto a cui tanto il docente quanto l'autore di un manuale didattico deve prestare molta, molta attenzione. Perché? Perché la scelta dei testi deve tenere conto sicuramente anche del fattore età e quindi dei bisogni, degli interessi, no, delle curiosità degli studenti che appartengono ad una specifica fascia anagrafica. Se un testo soddisfa, come sappiamo, i bisogni, le curiosità, no, gli interessi degli studenti, ecco allora che favorisce appunto la motivazione, no? C'è lo scopo per cui lo studente impara appunto una lingua e si impegna soprattutto a farlo, ritenendosi soddisfatto appunto di ciò che fa. Quindi vedete, la scelta dei testi non può prescindere dal profilo, no, a cui il manuale è dedicato. E nel caso, vedete, del nostro manuale, più nello specifico, nel caso della nostra unità numero 2 sul tempo libero, abbiamo diversi esempi, no, riportati nella slide. Abbiamo una grande varietà di testi, sia per quanto riguarda il loro genere che per quanto riguarda i loro contenuti. E sicuramente sono testi che sono stati selezionati opportunamente, no, dagli autori, diciamo, di questo manuale, perché, vedete, abbiamo un fumetto. Abbiamo un post pubblicato su Instagram, poi abbiamo un breve testo che è contenuto nella sezione Conosciamo l'Italia che si trova al termine dell'unità e che parla dell'utilizzo dei social. Poi abbiamo ancora un altro testo, un altro breve testo, anche questo presente nella sezione Conosciamo l'Italia al termine dell'unità, che fa cenno ad una rivista in Italia molto in voga, molto conosciuta fra un particolare tipo appunto di lettori. Ora abbiamo visto chi sono i protagonisti delle immagini, abbiamo visto anche chi sono, diciamo, i destinatari dei testi proposti appunto diciamo, nell'unità. Ultimo aspetto per chiudere, no, un po' il cerchio in relazione al parametro età riguarda proprio i protagonisti di un testo audiovisivo, cioè di un video, a cui possiamo, diciamo, accedere attraverso la piattaforma IDE, no, di Edilingua e per svolgere l'attività, vedete che l'unità propone dei frame, che appunto vedete a destra della slide, che ci consentono anche in questo caso appunto di guardare più da vicino chi sono appunto i protagonisti del video. A questo punto non mi resta altro che ritornare al quesito A1, cioè quello relativo appunto all'età dei nostri destinatari, per cui lanciamo il primo sondaggio con il quale vi chiedo a quale tipo di destinatari si rivolge il manuale. La scelta è fra bambini, adolescenti o adulti. Aspettiamo qualche secondo per leggere le vostre risposte.
Perfetto, plebiscito, 94%, no, quasi 95% appunto delle risposte dice adolescenti. Molto bene, complimenti, confermo che la scelta corretta, l'opzione corretta è diciamo, adolescenti, in virtù ovviamente di tutti gli elementi del manuale e soprattutto dell'unità che abbiamo analizzato insieme che ci portano sicuramente a scegliere questa opzione. Andiamo avanti, nello svolgimento di parte, no, della nostra prova dell'esame di certificazione di task base. Siamo sempre nella sezione, come vedete, destinatari. Questa volta lo svolgimento, della scheda ci chiede di concentrarci sul livello di competenza linguistica dei nostri apprendenti adolescenti a cui il manuale è destinato. Vedete, la consegna del quesito dice: indichi il livello di competenza del quadro dei destinatari per i quali sono state progettate le pagine che l'abbiamo fornito. E le opzioni vanno dal livello pre-A1 al livello B2. Perché il livello B2? Perché vi ricordate, ho detto all'inizio che l'esame di TALS base è destinato a tutti coloro che si accingono, no, a svolgere il ruolo di docenti di italiano L2, in modo particolare a docenti di madrelingua diversa dall'italiano, a cui è richiesta una competenza linguistica in italiano di almeno livello B2. Ora, per rispondere anche a questo quesito, è necessario focalizzarsi su alcuni aspetti del materiale allegato alla scheda d'esame. Vediamo insieme quali sono. Vedete innanzitutto l'indice, che ricordo ancora una volta, è fornito assieme alle pagine dell'unità. Se ci soffermiamo sulla nostra unità 2, possiamo notare come, per quanto riguarda le funzioni, comunicative, gli studenti, vedete, impareranno a parlare nel tempo libero, a fare un invito, a accettarlo, a rifiutarlo, a chiedere dare l'indirizzo, a chiedere dire l'ora. Da un punto di vista lessicale, gli studenti invece impareranno a descrivere in modo semplice gli ambienti della casa, i numeri ordinali e quelli dopo il 30. Se invece poi ci spostiamo alle strutture grammaticali, in questa unità saranno affrontati il presente indicativo di alcuni verbi irregolari, il presente indicativo dei verbi modali e le preposizioni semplici. Ora, quali altri aspetti dell'unità possiamo notare, possiamo prestare attenzione per rispondere al quesito sul livello di competenza? Altri aspetti che ci guidano nell'individuazione del livello di competenza dei destinatari delle pagine del manuale, come vedete, sono sicuramente le istruzioni e le attività. Come sappiamo, le istruzioni devono essere formulate calibrando il grado di complessità linguistica in funzione degli studenti, in modo da evitare, specialmente a livelli appunto iniziali, a livelli elementari, forme linguistiche o comunque forme lessicali troppo elaborate e troppo complesse. Pertanto, le istruzioni, ripeto, soprattutto a livelli elementari, dovrebbero essere semplici, dovrebbero essere brevi, efficaci, in modo che gli studenti possano comprendere esattamente ciò che devono svolgere. Ed è quanto possiamo, vedete, riscontrare dalle istruzioni presenti nella nostra unità, di cui trovate qualche esempio nella slide, che permettono proprio agli studenti di comprendere senza eccessivo sforzo, senza eccessiva difficoltà, il comando, ovviamente, fra virgolette, da eseguire, che in alcuni casi, come vedete per l'attività 5, diciamo, a destra, è anche reso più esplicito appunto dalla presenza di un esempio. Stesso discorso, vedete, per le attività. Anche queste devono essere calibrate in funzione del livello di competenza linguistica degli studenti a cui verranno proposte e come possiamo notare dagli esempi che vi ho riportato nella slide, nell'unità sono presentate attività chiare, attività non molto lunghe, attività non complesse, attività che possiamo comunque definire adatte a studenti di uno specifico livello di competenza e che mirano proprio a conseguire, vedete, degli specifici, come dire, obiettivi che sono chiaramente identificabili appunto da chi li legge. Torniamo allora al nostro quesito e partiamo con il secondo sondaggio. Quindi via al secondo sondaggio, io vi chiedo qual è il livello di competenza del quadro dei destinatari per il quale secondo voi sono state
progettate le pagine del manuale. Opzione di risposta dal livello pre-A1 al livello B2. Vediamo un po'. Abbiamo messo in luce diversi aspetti dell'unità, quindi diciamo che la risposta dovrebbe essere abbastanza guidata, ma sono curioso di leggere quali sono le opzioni da voi selezionate. A1, A1, A2, B1 o B2? Allora, vedo che un pre-A1 è il 2%, 64% A1, 25% A2, 9% B1 e 0% ovviamente il livello B2. Molto bravi, complimenti. Confermo che il livello di competenza è A1 per le ragioni che abbiamo appena osservato insieme. Quindi, le strutture grammaticali affrontate, le funzioni comunicative trattate, il lessico presentato, no? La semplicità delle attività, la semplicità delle istruzioni, a cui aggiungerei, come abbiamo visto anche nelle slide precedenti, la brevità, no? Di alcuni testi input, la cui lunghezza è sicuramente adatta ad un livello 1. Inoltre, quanto proposto, no? Di fare con la lingua nell'unità. Possiamo dire che è assolutamente in linea con il descrittore presente nel quadro di questo livello di competenza, cioè del livello di competenza A1. Tant'è che il descrittore di livello A1 dice infatti che il soggetto è proprio in grado di comprendere, utilizzare espressioni semplici, espressioni familiari, no, di uso quotidiano, di fare domande su dati personali e di rispondere anche a domande analoghe e di interagire sicuramente in modo molto, molto semplice. Molto bene. Spostiamoci ora nella sezione della scheda, vedete, intitolata Contenuti, e affrontiamo questa volta il punto A7 che riguarda, le abilità. La consegna dice: indichi le abilità linguistico-comunicative necessarie per svolgere le seguenti due attività. Scelga una delle tre alternative proposte. Quindi abbiamo due attività nella scheda d'esame. Tratto ovviamente dalla nostra unità, in questo caso l'unità sul tempo libero, e in riferimento a ciascuna di queste il candidato deve indicare le abilità coinvolte. Nella slide vedete riportata l'indicazione della prima attività, cioè la numero 1, no, di pagina 35, e il candidato deve scegliere fra interazione scritta, ricezione scritta, ricezione orale e produzione orale. Ora guardiamo insieme questa attività che trovate nella parte bassa della slide e l'istruzione dice: leggete e ascoltate i mini dialoghi, istruzione a cui seguono per l'appunto dei mini dialoghi. A questo punto io procederei con il terzo sondaggio con il quale vi chiedo quale o quali abilità è necessaria o sono necessarie per svolgere questa attività, no? L'attività appunto numero 1 di pagina 35. Opzione 1, interazione scritta. Opzione 2, ricezione scritta e ricezione orale. Opzione 3, produzione orale. Attenzione perché l'istruzione ci dice tanto, eh? Leggete e ascoltate i mini dialoghi. Quindi già questo ci dà un aiutino sul fatto che le abilità coinvolte, no? Sono diverse. Vediamo un po' cosa rispondete. Sondaggio terminato. Interazione scritta il 5%, ricezione scritta e ricezione orale, perfetto, l'87%, produzione orale il 7%. Allora, la risposta corretta è ricezione scritta e ricezione orale, proprio come ci suggerisce, vedete, l'istruzione dell'attività che chiede agli studenti di leggere i dialoghi, quindi ricezione scritta, e poi di ascoltarli, quindi ricezione orale. Molto bene. Come vi ho detto,
Questa parte della scheda chiede di analizzare due, diciamo, attività. La prima l'abbiamo analizzata, andiamo ad analizzare la seconda. La seconda attività è quella, vedete, di numero 3 di pagina 39. Le opzioni di risposta anche qui sono sempre tre. Abbiamo interazione orale, ricezione audiovisiva e interpretazione di testo iconico. Conosciamo bene, immagino, l'interazione orale, quindi non credo appunto di doverla spiegare. La ricezione audiovisiva, come dice stesso appunto il termine, è quell'abilità messa in atto durante l'ascolto e la visione di un filmato, che può essere uno spezzone cinematografico, può essere la sequenza di una trasmissione televisiva, può essere uno spot pubblicitario, giusto per fare degli esempi. Mentre l'abilità di interpretazione di testo iconico è quell'abilità che mettiamo in atto nel momento in cui chiediamo agli studenti di osservare un'immagine e per l'appunto di interpretarla, descrivendola o magari esprimendo quali sono le sensazioni, le emozioni che questa immagine appunto suscita, diciamo, in loro. A questo punto leggiamo l'istruzione, vedete, di questa seconda attività che dice: e voi dove abitate? A quale piano? Quante e quali stanze ha la vostra casa? Scambiate l'informazione con un compagno. Ovviamente, prima di questa attività, l'unità ne presenta delle altre, no, che permettono proprio diciamo, di approfondire appunto gli ambienti della casa. Proseguiamo allora con il quarto sondaggio, con cui vi chiedo quale abilità è necessaria per svolgere questa seconda attività. Quindi a voi la parola, via. Interazione orale, ricezione audiovisiva o interpretazione di testo iconico. Sono curioso di vedere le vostre risposte. Occhio all'istruzione perché ci dice molto, eh? Occhio all'istruzione, occhio all'istruzione. Vediamo un po' le risposte. Interazione orale 88%, ricezione audiovisiva 1%, ma credo che qui insomma ci sia stato un errore di click. Interpretazione di testo iconico il 12%. Perfetto, molto bene, bravissimo. Confermo che l'abilità diciamo, impiegata all'interazione orale, proprio perché, vedete, l'attività fornisce degli spunti, dei semplici spunti a partire dai quali poi gli studenti dovranno interagire appunto fra di loro per scambiarsi informazioni sulla loro abitazione. Occhio soprattutto all'icona, vedete l'icona a sinistra dell'istruzione che sicuramente no, d'aiuto per individuare in questa sede al momento dell'esame qual è che la risposta appunto corretta. Quindi molto molto bene. Proseguiamo con la prossima slide. E andiamo al punto A8. Siamo sempre nella sezione contenuti della nostra scheda d'esame. A questo punto la scheda ci chiede di concentrarci su specifiche fasi, no, della nostra unità. Leggiamo la consegna. Dice: indichi in quale fase dell'unità proposta nelle pagine che le abbiamo fornito vengono presentate le seguenti due attività. Scelga una delle tre alternative proposte. Si parte con la prima attività, che è il numero 2 di pagina 39. E per questa attività le tre opzioni di risposta, vedete, sono la fase di motivazione, la fase di globalità e la fase di analisi. Sappiamo bene che nella fase di motivazione è opportuno che diciamo, il docente proponga, ad esempio, attività di brainstorming per elicitare, quindi per tirare fuori tutte quelle che sono le preconoscenze, le conoscenze già possedute dagli studenti sul tema dell'unità che sta per iniziare. Oppure il docente può proporre le parole chiave, tratte ovviamente dal testo, e chiarirne, no, il significato assieme agli studenti. Oppure il docente può anche fornire quelle che sono le coordinate, no? Spazio-temporali sul testo, che di lì a poco sarà letto oppure sarà ascoltato. Ad esempio si può soffermare su chi saranno diciamo, i personaggi, no? Della storia, oppure dove si svolge la vicenda e così via. Come sapete, l'obiettivo di questa fase è proprio quella di preparare, no? La classe all'incontro con il testo. Incontro con il testo che avviene nella successiva fase, che è quella di globalità.
Quindi nella fase di globalità c'è cioè la lettura, l'ascolto del testo e poi proponiamo ai nostri studenti delle attività per testare la comprensione generale, no, dei contenuti del testo input. Nella successiva fase di analisi, invece, sappiamo come dobbiamo proporre delle attività che portano a un esame molto più specifico, molto appunto più analitico. Ecco perché fase di analisi. Di alcune specifiche appunto caratteristiche del testo, caratteristiche che possono essere più svariate, no? Quindi abbiamo le regole grammaticali, abbiamo il lessico, abbiamo gli elementi culturali, abbiamo le caratteristiche della tipologia o del genere testuale e così via. Andiamo a leggere l'istruzione di questa nostra prima attività che vedete nella slide. Questa istruzione chiede agli studenti, vedete, di riascoltare più volte l'intervista, che è il nostro testo input, e di indicare le quattro informazioni presenti sulle sei proposte. Quindi, vedete, l'obiettivo, vi do un aiutino, è quello di guidare, no? E al tempo stesso verificare la comprensione dei contenuti generali, del testo proposto. Quindi, via al quinto sondaggio, con cui vi chiedo qual è la fase dell'unità in cui è proposta l'attività numero 2 di pagina 39. Tre opzioni di risposta: abbiamo la fase di motivazione, fase introduttiva, fase di globalità, primo incontro con il testo e attività di verifica della comprensione dei suoi contenuti generali, oppure fase di analisi, focus su specifici aspetti del nostro testo input. Vediamo un po' le vostre risposte. Quali sono? Motivazione, globalità o analisi? Motivazione, globalità o analisi? L'analisi, che dite? Prima opzione, seconda opzione o terza opzione? Ricordatevi che motivazione, introduciamo i contenuti. Globalità, testiamo la comprensione sui contenuti generali del testo. Fase di analisi, proponiamo invece un focus molto mirato su specifici elementi del testo. Quindi, secondo voi, in questa attività che chiede di indicare soltanto le informazioni presenti nel testo, no? Secondo voi, in che fase stiamo? Secondo voi, qual è l'obiettivo di questa attività? Quello di introdurre l'argomento, motivazione. Quella di testare la comprensione dei contenuti generali del testo, globalità, oppure sta proponendo un focus molto specifico, non so, su alcune regole grammaticali, oppure sul lessico, su alcuni aspetti culturali del testo input, motivazione, globalità o analisi. 10% motivazione, 65% globalità, 25% analisi. Allora, la risposta corretta è la fase di globalità. Perché? Perché la tecnica utilizzata è quella che è definita riconoscimento di informazioni. Questa tecnica prevede proprio di tornare, no, sul testo. Vedete, non a caso l'istruzione dice riascolta. Per individuare alcune informazioni contenute appunto nel testo. Siamo quindi in un momento in cui l'approccio ai contenuti del testo, come vedete, è ancora generale o per meglio dire globale. Andiamo avanti. Altra fase dell'unità, altra attività. Questa volta l'attività è la numero 5 di pagina 41. E come fatto prima dobbiamo indicare la fase dell'unità in cui questa attività è proposta. Anche qui abbiamo tre opzioni: fase di analisi, fase di sintesi o fase di riflessione. Abbiamo già ricordato brevemente che cosa possiamo fare, dobbiamo proporre durante la fase di analisi. Nella fase di sintesi, cosa facciamo? Proponiamo ai nostri studenti attività di reimpiego, no? Attività di riutilizzo delle strutture della lingua o di alcuni dei contenuti incontrati nel testo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è proprio quello di fissarli, no? L'obiettivo è proprio quello di riutilizzarli in maniera fattiva, cioè in maniera appunto concreta e soprattutto creativa. Nella fase di riflessione, mi dice stesso il nome, invece procediamo a sistematizzare, no? Tutti i fenomeni incontrati, che possono essere sia linguistici, ma anche appunto culturali, incontrati nel testo, incontrati nel corso dell'unità, in modo anche da far acquisire una consapevolezza, potremmo dire più tecnica, no? Della lingua e della cultura oggetto appunto di studio.
andiamo a leggere le istruzioni dell'attività numero 5 di pagina 41 che vedete nella slide, che chiede agli studenti di leggere gli orari e di fare poi dei mini dialoghi come negli esempi riportati al centro e a destra della slide. Numeri orari che ovviamente sono stati già presentati nel testo input, numeri orari che gli studenti hanno già avuto modo appunto di analizzare, numeri orari che con questa attività in particolare vengono reimpiegati, no? Vengono reutilizzati con l'obiettivo proprio di essere fissati, no? Di essere appunto memorizzati. Quindi procediamo con il sondaggio numero 6. Comunque vi chiedo qual è la fase dell'unità in cui viene proposta questa seconda attività, l'attività numero 5 di pagina 41. Siamo in fase di analisi, focus su specifici elementi del testo, fase di sintesi, devono reimpiegare, reutilizzare, no? In maniera guidata ma anche in maniera creativa quello che hanno esaminato nella precedente fase di analisi, oppure riflessione, sistematizziamo i fenomeni incontrati in modo anche da, come dire, acquisire una consapevolezza più tecnica della lingua. Tre opzioni: analisi, sintesi o riflessione. Vediamo un po' qual è la vostra risposta. Fase di analisi. Focus su specifici elementi del testo, sintesi, gli studenti riutilizzano in maniera semiguidata, anche in maniera creativa, i contenuti esaminati nella precedente fase di analisi, o riflessione, mettiamoci lì e cerchiamo appunto di sistematizzare, di, come dire, di inquadrare tutto quello che abbiamo fatto, fenomeni culturali, fenomeni appunto linguistici incontrati nel testo e durante l'intera unità. Ecco, il risultato sta per arrivare. 3% analisi, 82% sintesi, 15% riflessione. Perfetto, la fase in cui è collocata questa attività è la fase appunto di analisi, proprio perché, come vi dicevo prima, gli studenti, dopo aver incontrato, dopo aver esplorato, no, i numeri e gli orari, con questa attività, vedete, sono chiamati a reimpiegarli, quindi a reutilizzarli in modo, potremmo dire, semicreativo. Qual è l'obiettivo? Quelli soprattutto di metterli in pratica e soprattutto quelli di memorizzare. Molto bene. Andiamo avanti, arriviamo al punto A9. Come vedete, è un punto della scheda che richiama l'attenzione del candidato sulle tecniche didattiche. La modalità di svolgimento di questo punto della scheda è la stessa di quella adottata fino ad ora. Quindi abbiamo due attività. In questa slide vedete la prima, nella successiva vedrete la seconda. E come leggete appunto dalla scheda, dobbiamo individuare quella che è la tecnica didattica scegliendo fra le tre opzioni fornite. La prima attività è la numero 5, vedete di pagina 33. Cosa dice l'istruzione? Andiamo a leggerla. Completate il dialogo tra Aida e la madre con andate, esce, fa e viene. Anche questa volta vi do un aiutino, facendo un accenno alle tre tecniche didattiche che vengono proposte dalla scheda d'esame. Allora, vedete la prima tecnica è quella della manipolazione. È una tecnica che richiede proprio di trasformare delle parole. Queste possono essere dei verbi, possono essere degli aggettivi, possono essere dei nomi, ma possono anche essere degli articoli, che sono poste all'interno, devono essere poste all'interno di una frase oppure appunto di un testo. La seconda tecnica che vedete nella slide è quella del roleplay, che conosciamo tutti, no? Una tecnica che richiede un gioco di ruolo, no? In cui due o più studenti simulano in maniera più o meno guidata un dialogo oppure una breve scenetta, una breve rappresentazione. La terza tecnica che vedete nella scheda d'esame, proposta nella scheda d'esame, è quella del close mirato. Questa tecnica chiede di completare delle frasi o di completare un testo a cui sono state tolte, ma come? In maniera casuale, no, in maniera mirata, alcune parole appartenenti tutte, no, alla stessa categoria. Quindi nel testo non sono presenti, ad esempio, tutti gli articoli, non sono presenti tutti gli aggettivi, non sono presenti tutti gli avverbi, oppure tutti i verbi. E gli studenti
no? Prendono queste paroline appartenenti alla stessa categoria e le devono andare a collocare nello spazio giusto, vuoi che siano in frasi o vuoi che siano in parte del testo. Ora, tenendo a mente quello che insomma vi ho detto e insomma vi ho suggerito abbastanza appunto alla risposta, cimentiamoci qua nel settimo sondaggio, con cui vi chiedo qual è la tecnica didattica utilizzata per l'attività numero 5 di pagina 33. Opzioni, manipolazione, role play o close mirato. Vi ricordo che le parole che gli studenti devono inserire nelle frasi, come vedete, no? Appartengono tutte ad una stessa categoria. Perché? Perché sono tutti verbi, no? Abbiamo andate, esce, fa e viene. Quindi manipolazione, role play o close mirato. Vediamo un po' la risposta. Uno, opzione 2 oppure opzione 3. Ecco, arriva il risultato. Perfetto, confermo, l'81% di voi ha indovinato la risposta. La tecnica didattica messa in atto a cui si ricorre attraverso questa attività è proprio quella del close mirato, perché abbiamo, vedete, delle frasi da completare con parole che sono date nell'istruzione, un po' alla rinfusa. E fanno parte tutte della stessa categoria, infatti sono tutti verbi irregolari al presente indicativo. Molto bene, complimenti. Prima tecnica, andiamo a vedere la seconda. Vedete, abbiamo un'altra attività, questa volta l'attività numero 2 di pagina 37 e le opzioni sono matching, discussione oppure riordino. Scusate, matching, immagino lo conoscete. Prevede proprio di collegare degli elementi, no, che sono presentati in ordine casuale all'interno di due o più insiemi. La discussione invece propone un dibattito che può essere libero oppure guidato da condurre in piccoli gruppi oppure in pleno, cioè, durante, cioè che riguarda appunto, che comprende tutta la classe, a partire ovviamente da uno spunto fornito dal docente oppure da uno spunto fornito dal manuale. L'altra tecnica invece proposta nella scheda, vedete, è quella del riordino, no? Che dice, lo dice stesso la parola, che richiede quindi di mettere in ordine lettere oppure parole, spezzoni di frasi, ma anche paragrafi, battute di un dialogo che sono state date appunto in ordine casuale. Quindi, pronti per l'ultimo, credo, sondaggio? E con questo vi chiedo qual è la tecnica utilizzata per l'attività in questione, cioè per l'attività numero 2 di pagina 3. Matching, discussione oppure riordino? Ricordatevi appunto l'istruzione che chiede proprio che contiene una parola chiave. Chiede proprio di abbinare, no? Che cosa? Le frasi. Contenente delle azioni ai personaggi che le compiono. Quindi qual è la risposta adatta, corretta secondo voi? Matching, discussione oppure riordino? Opzione 1, opzione 2 oppure opzione 3? Occhio all'istruzione perché ci dice molto. Vediamo un po' il risultato. Perfetto, 81% matching, 2% discussione, 18% riordino. Confermo. Che la stragrande maggioranza di voi ha indovinato la risposta perché la tecnica didattica, scusate, è il matching, proprio perché, come abbiamo visto, l'attività chiede agli studenti di collegare, no, queste azioni riportate nelle frasi ai personaggi appunto che le compiono. Tra l'altro, come ho cercato di dirvi, ci viene, no, in aiuto anche quel fate l'abbinamento contenuto appunto nell'istruzione, che è sicuramente indicativo, no, della tecnica didattica in questione, quindi collegare, abbinare, match. Molto bene. Procediamo con l'ultimo quesito a risposta chiusa della nostra scheda dell'esame di certificazione di task base. Siamo sempre nella sezione contenuti e quest'ultimo quesito chiede al candidato di concentrarsi in particolare sulle competenze
messe in atto, no? Sviluppate attraverso altre due attività tratte sempre dalla nostra unità numero 2 sul tempo libero. Quindi abbiamo una prima attività che è la numero 1 di pagina 38 e le opzioni sono cinesica, grammaticale oppure diciamo lessicale. Vedete che l'attività chiede appunto agli studenti di lavorare in coppia e di scrivere, no? Accanto ai nomi delle camere i numeri giusti, come negli esempi riportati in blu. Qual è la competenza quindi sviluppata attraverso questa attività? Mantiamo la calma, riflettiamo. Allora, la prima opzione è cinesica. Ricordiamo che la cinesica è proprio quella. Come dire, la competenza cinesica si riferisce alla capacità di usare movimenti del corpo, come appunto i gesti, sto facendo io in questo momento, oppure espressioni facciali o anche posture, no, del corpo per trasmettere delle emozioni oppure per trasmettere delle intenzioni. Seconda opzione grammaticale, cioè la capacità di usare correttamente le regole che sono alla base, no, dell'uso di una lingua. Oppure la competenza lessicale, no? Quella relativa proprio alla capacità di capire, no? E usare in modo corretto parole e espressioni di una lingua. Quindi a voi la parola con il penultimo sondaggio. Qual è la competenza che intende sviluppare questa attività? Anche qui vi do un aiutino, vedete ci sono delle parole, no? Relative ai nomi, no? Con cui chiamiamo alcune stanze, no, della casa e loro le devono appunto abbinare al disegno. Quindi secondo voi quale competenza si sviluppa attraverso questa attività? Competenza cinesica, no, quella relativa ai gesti, ai movimenti, alle espressioni facciali, grammaticale, le norme della lingua o lessicale? Quindi il lessico di una lingua, opzione 1, opzione 2 oppure opzione 3. A voi il click. Vediamo un po' cosa rispondete. Sono curioso, sono curioso. Vediamo un po'. Terminato il sondaggio. Perfetto, il 94% risponde appunto lessicale. Vi confermo che la competenza che questa attività mira a sviluppare è proprio la competenza lessicale. Dal momento che, come vi ho detto prima, richiede questa attività, richiede agli studenti che lavorino proprio sul lessico, no? Più precisamente sulle parole con cui in italiano chiamiamo le camere di un'abitazione. Andiamo all'altra attività, che in questo caso è la numero 5 di pagina 38. Leggiamo l'istruzione perché è molto indicativa. L'attività dice: completa le frasi con la forma corretta dei verbi fra parentesi. Abbiamo delle frasi da completare trasformando i verbi fra parentesi, che vedete sono all'infinito, alla forma corretta, che nel caso della nostra unità è il presente indicativo. Quindi io vi chiedo quale competenza intende sviluppare questa attività. Vedete, abbiamo tre opzioni, quella fonologica, quella morfologica oppure quella interculturale. Fonologica, come sapete, si riferisce proprio alla capacità di percepire, no? E riconoscere con l'udito quelli che sono i fonemi che compongono le parole. La morfologica invece riguarda il sistema di regole che reggono la formazione e la trasformazione delle parole. Oppure abbiamo la competenza interculturale, che è relativa proprio alla capacità, no? Di comunicare in modo efficace con persone che ovviamente appartengono ad altre culture. Ditemelo anche in questo caso con un click con l'ultimo sondaggio. Quale competenza viene sviluppata attraverso questo tipo di attività? Quindi si ragiona sulla capacità di percepire, no, i suoni, oppure sulla capacità di trasformare, no, le parole, oppure sulla capacità di entrare in contatto e quindi comunicare in modo efficace con persone di altre culture. Fonologica, morfologica o interculturale? Ultimi secondi per rispondere. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Risultati. Oh, quindi qui abbiamo un plebiscito, 98% competenza morfologica. Esattamente, la competenza che l'attività appunto mira a sviluppare è proprio quella morfologica. Dal momento che,
Come vedete, si lavora sulla flessione delle parole, quindi sulla trasformazione delle parole, più precisamente sulla trasformazione dei verbi che sono posti in parentesi all'infinito e che devono appunto essere coniugati alla forma corretta, ovviamente in accordo con il soggetto oppure con i soggetti delle frasi. Siamo giunti quasi al termine del nostro webinar. Vi lascio i riferimenti bibliografici nel caso in cui voleste appunto prepararvi al meglio alla prova dell'esame di certificazione di TALS Base. Sono tutti volumi contenenti nella bibliografia appunto dell'esame di TALS Base, bibliografia che trovate anche sul nostro sito, sul sito appunto del centro di TALS, alla voce bibliografie, esame, certificazione di TALS Base. Sono dei volumi appunto in particolare il primo proprio dedicato, vedete quello di Diodoro, Semplici Troncarelli, dedicato a chi si sta proprio per approcciare, no, al campo dell'insegnamento all'italiano stranieri. Tutti gli altri volumi sono altrettanto importanti, non vanno studiati per intero perché vedete, vanno studiate soltanto alcune parti o soltanto alcuni capitoli. Comunque li trovate tutti nella bibliografia dell'esame di certificazione di TALS Base pubblicata sul sito ufficiale del centro di TALS. Chiudo davvero ringraziandovi molto per l'attenzione, abbiamo veramente sforato di qualche minutino. Se vi va, restiamo in contatto. In questa slide vedete appunto il QR code per accedere alla pagina web del centro di Italia. Questi sono i nostri riferimenti nel caso in cui vogliamo appunto restare in contatto per quanto riguarda il profilo Instagram e il profilo Facebook del Centro di Tals. Come vi ha anticipato la collega Elena Monami all'inizio di questo nostro webinar, carta e penna, segnatevi se vi va i prossimi webinar di Lingua Centro di Tals. Il 14 novembre la collega vi parlerà della prova A dell'esame di Tals di primo livello e vi eserciterete anche con lei attraverso dei sondaggi, mentre il 12 dicembre ci sarà un'altra collega, la dottoressa Laura Marrazzo, con la quale invece vi eserciterete, farete un po' di pratica, sempre tramite la modalità del sondaggio, sulla prova A dell'esame di Tals di secondo livello. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, davvero, restiamo in contatto e andiamo a vedere se in chat ci sono delle domande che volete porre. Vedo che la collega Elena Monami, che ringrazio, ha già provveduto a pubblicarvi alcuni link. Buongiorno, buongiorno, sono tutti saluti, quindi ma vedo che non ci sono eccessive richieste. La collega ha già risposto a tutte le domande. Chiese se posso ripetere le 10 risposte. Che cosa intende per 10 risposte, Massimo? Massimo, puoi dirci che cosa intendi per 10 risposte? Forse i 10 quesiti della scheda? Forse intendevi questi? Allora, sono quesiti a risposta chiusa, risposta aperta, se ti riferisci a questo. Incentrato appunto su tre aspetti, no? Quindi abbiamo visto una prima sezione di destinatari, quindi ci sono delle domande sul profilo dei destinatari per cui è progettato il manuale, quindi sull'età, sulla motivazione per cui studiano l'italiano e sul loro livello di competenza. C'è una seconda sezione che invece della scheda si chiama struttura del manuale e qui ci sono delle domande relative invece ad alcuni aspetti specifici del manuale, che possono essere le istruzioni o ad esempio le immagini. E poi c'è un'ultima sezione che si chiama contenuti e ci sono delle domande, come abbiamo visto, sulle abilità, sulle competenze, sulle tecniche didattiche, oppure sulle fasi dell'unità in cui sono inserite delle attività. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Che cos'è la manipolazione? Che cos'è la manipolazione? La manipolazione, come dice stesso la parola, chiede di manipolare, quindi di trasformare delle parole che sono appunto contenute all'interno di frasi oppure all'interno di un testo. L'esempio che abbiamo visto prima è un classico esempio di manipolazione, no?
quello dove abbiamo i verbi tra parentesi all'infinito che devono essere coniugati in questo caso al tempo e modo verbale richiesto dall'istruzione. Quindi gli studenti li devono manipolare, li devono trasformare, mentre il close mirato non c'è alcuna trasformazione, no? Quindi non si lavora sulla flessione, sulla trasformazione delle parole, ma le parole così come sono fornite in lista alla rinfusa devono poi essere, diciamo, collocate nello spazio giusto o delle frasi oppure nel testo. Spero, Dario, di aver risposto alla tua domanda. Vediamo qualche altra domanda. Allora, Massimo vuole che ripetiamo tutte le risposte al nostro sondaggio. Massimo, credo che il webinar si è registrato, chiedo informazioni alla regia perché altrimenti ora dobbiamo andare indietro in Sì, è tutte stato registrato, lo pubblicheremo presto sul le. sito e sul Oh, canale perfetto, YouTube, quindi non vi preoccupate. perfetto. Qualcuno però chiedeva della slide dell'attività A8, che forse Sì. avevi detto analisi, ma era un'altra la risposta, forse quella. Aspetta che la vado a leggere. La slide, qual è l'attività? A8. A8. Un attimo che la recupero perché ho visto che qualcuno ha chiesto. È pagina 41? La 8 di pagina 41, dobbiamo andare, vado indietro col PowerPoint, provo. Vado ad andare indietro. Questa o questa qui? 39, quella dopo? La dopo? Questa. Cosa chiedevano? Qual era la risposta esatta? Perché mi sa che... Esatto, la fase di sintesi. La Esatto, perfetto. fase di sintesi perché, come vi ho detto, nell'unità, nei momenti precedenti dell'unità, questa attività, gli studenti vengono presentati i numeri, vengono presentati gli orari. Li analizzano appunto in dettaglio. A questo punto poi questa attività chiede di reimpiegarli, appunto di riutilizzarli in modo semiguidato, anche in modo appunto creativo. L'obiettivo è proprio quelli di farli mettere in pratica e di fissarli e auspicabilmente appunto di memorizzarli. Spero di aver risposto la domanda. Vediamo se c'è qualche altra domanda relativa ai contenuti abbiamo trattato. Chiedono i prossimi inviti ai webinar, credo, giusto Anna, che saranno poi diciamo prossimamente messi in calendario delle Sì, vostre attività. assolutamente. Saranno messi in calendario delle attività della casa editrice di lingua. Libera professione perché le istruzioni sono nella forma di cortesia. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Come prenotare i prossimi webinar? Credo sempre nella stessa modalità, giusto Anna? Quindi verrà inviata una mail di comunicazione delle prossime attività e credo che Sì, insomma, sì, 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 sì. possano registrare direttamente da lì. Vediamo se c'è qualche altra domanda. A molte vedo che ha risposto la collega Elena Monami che ringrazio. Mi sa che non ce ne sono altre. Andando anche un po' indietro. Questo abbiamo appena risposto. A questa pure. Si possono sostenere gli esami di ITALS anche fuori dall'Italia, assolutamente. Credo che la collega abbia caricato il link delle sedi convenzionate. Cioè sono tutte le sedi che sono deputate alla somministrazione degli esami di ITALS. Quindi se andate anche sul nostro sito, enti partner, enti convenzionati, vi apparirà l'elenco di tutti gli enti in Italia e nel mondo che sono appunto deputati alla somministrazione degli esami di ITALS. Quindi si possono assolutamente sostenere anche al di fuori dell'Italia. Siamo di nuovo ai saluti. Io penso che insomma abbiamo
risposto a tutte le domande. Leggo che delle volte non avete sentito forse la risposta corretta. Ad ogni modo, come vi ho già detto, vi ho detto anche la collega, mi ha confermato la collega, il webinar è registrato, quindi se vi va potete andare sul sito della casa editrice di lingua e insomma riguardarvi di nuovo il video. Io penso che possiamo salutarci. Sì, ho Non so. messo in chat il link per registrarsi ai prossimi incontri, così se Oh, vogliono già ce l'hanno. perfetto. Quindi leggo veramente le ultimissime domande. In quale momento troviamo la fase della riflessione? La fase di riflessione è la fase successiva appunto a quella di sintesi. Quindi se consideriamo il modello operativo dell'unità didattica, le fasi sono motivazione, globalità, analisi, sintesi, riflessione, ultima fase che è quella di verifica o anche chiamata controllo, durante la quale il docente o la docente deve accertarsi dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi didattici dell'intero segmento appunto didattico. Quali possono essere le attività di tipo interculturale? Ce ne sono tante, no? Questa unità in particolare, ma tutte quelle contenute nel volume diciamo in questo volume di lingua, come dicevo all'inizio, presentano alla fine una sezione conclusiva incentrata proprio su alcuni aspetti della cultura italiana che danno comunque lo spunto anche per un confronto interculturale, Angela. Quindi nel caso in cui il docente può prendere spunto da lì per dire e nel vostro paese, nel caso della nostra unità, che cosa si fa nel tempo libero, qual è l'utilizzo dei social, oppure qual è il giornale più letto appunto dagli adolescenti. Credo che abbiamo finito. Fate un webinar anche sulle altre prove B e C. Possiamo ragionare se fare un webinar sulla prova B. Sulla prova C, come sapete, è una prova che testa diciamo, le competenze teoriche del candidato, quindi è una prova che richiede, no, uno studio dei volumi contenuti in bibliografia. La prova C è solitamente una batteria appunto di domande, la maggior parte ha scelta multipla a crocette, quindi diciamo che è la prova che richiede un po' più di studio, quindi sicuramente possiamo ragionare insieme se proporre anche dei webinar sulla prova B, sulla prova C. Insomma, abbiamo qualche dubbio, Rita. Allora, io avrei terminato. Non so se Telis vuole. C'è, vuole intervenire? Eccolo lì. No, solo per ringraziare te, Elena, webinar molto molto chiaro, secondo me molto interessante, si capisce anche dalle domande. Grazie a voi per l'ospitalità, possiamo dire così, per l'ospitalità. E ringrazio ancora Anna Gallo, ringrazio Elena Monami per la collaborazione. Grazie Lascio. a tutti voi, grazie. Grazie a tutti Quindi alla e prossima. in contatto e alla prossima. Alla prossima, Arrivederci. buona serata, Ciao a arrivederci. tutti.